Arte e Palazzo, il concorso d'arte contemporanea riservato agli alunni dei licei artistici di Chieti, Lanciano e Vasto, le opere esposte in prefettura. Gabriele Mastellarini. Si tratta di una collana fatta in plastica riscaldata e rispecchia una tartaruga con i colori del mare e del fiume. E vogliamo principalmente rispecchiare la natura che sta pian piano morendo per colpa della plastica. Daria Antu è una dei 100 tra studenti e studentesse partecipanti ad Arte a Palazzo, il concorso d'arte contemporanea indetto dalla Prefettura di Chieti per ragazze e ragazzi delle classi quarte e quinte dei licei artistici Nicola da Guardiagrele di Chieti, Palizzi di Lanciano e Pantini Pudente di Vasto, che si sono cimentati in due differenti sezioni: pittorica, vinta da Francesca Nicolai del liceo di Chieti con l'opera Api, ed espressione libera con primo premio a Serena Menna dell'artistico di Lanciano, con l'installazione Che cosa sono le nuvole? L'idea è nata grazie a un nostro mentore che è Alfredo Paglione, che voi sapete è un mecenate d'arte che ha fatto la storia dell'arte italiana, soprattutto nella seconda metà del secolo scorso. E parlando con lui abbiamo parlato di giovani, ma perché non fare un concorso per i giovani? Noi abbiamo tre licei nella provincia di Chieti e lì la scintilla insieme a degli amici che mi hanno, come dire, supportato. Gli studenti si sono cimentati sul tema musei e natura, sorgenti dell'arte, e i loro lavori resteranno esposti a Palazzo del Governo grazie anche alla collaborazione della Fondazione Arte e Scienza di Chieti. La risposta è stata superiore a quella dello scorso anno, i premi sono importanti, gli studenti hanno partecipato con entusiasmo e vi invito a guardare questa mostra, invito tutti a guardare questa mostra qui nel Salone della Prefettura perché sono veramente opere splendide.